pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti qui, Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. È finita così, è finita che in Liguria Beppe Grillo ha affondato Beppe Conte. Il centro-sinistra di Andrea Orlando, sostenuto da PD e Movimento 5 Stelle, ha perso le elezioni regionali. Vince Marco Bucci, sindaco di Genova, nuovo presidente di regione dopo Giovanni Toti, dimessosi per via delle note vicende giudiziarie. Un capolavoro, si può dire? In politica non esistono elezioni già vinte, ma di sicuro molte sono le responsabilità della coalizione di centrosinistra per questa debacle. Una su tutti: aver concesso spazio e potere, una marea di spazio, una marea di potere a Conte, impegnato in una lunga e vorticosa operazione di rebranding del Movimento 5 Stelle, ma impegnato anche in un duello con Grillo, che gliel'ha giurata. E infatti, nel suo ultimo video comunicato, l'ex comico aveva detto di non condividere la scelta di Conte di voler correre con la sinistra alle elezioni regionali. E anche queste elezioni che stanno avvenendo in Liguria e in Emilia-Romagna, ma i candidati che appoggiano questo movimento progressista di sinistra, così, ma chi li ha votati? C'è stata una votazione dal basso? Questa sarebbe la democrazia dal basso? No, sono stati catapultati dall'alto, messi lì i soliti giochi della vecchia politica. Non c'è democrazia dal basso, è una bassa democrazia, aveva detto Grillo, che non si è recato alle urne e adesso si prende la sua rivincita mandando a sbattere il Movimento 5 Stelle proprio nella sua regione, la Liguria. Intendiamoci, i 5 Stelle non sono animali politici da elezioni regionali. Già nel 2020 avevano preso il 7,78%, non esattamente un risultato enorme, pur candidando Ferruccio Sanza, uno che al popolo grillino piaceva. Funzionano soltanto in competizioni nazionali perché possono esprimersi al meglio nel polarizzare lo scontro. In questo caso però il Movimento 5 Stelle ha deciso di farsi del male da solo e fare del male anche agli altri, compreso il Partito Democratico, che già prima del voto non poteva contare su un compagno di viaggio stabile, un alleato che ha problemi al proprio interno e che vorrebbe però stabilire con chi il PD e lo stesso Movimento 5 Stelle naturalmente si possono alleare oppure no. Non con Renzi, per esempio, non con Matteo Renzi, che ieri si è preso la rivincita. Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Ha perso chi mette i veti, ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare, ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva. Solo le mie preferenze personali delle europee sarebbero bastate a cambiare l'esito della sfida, solo quelle. Aver messo un veto sulla comunità di Italia Viva ha portato il centro-sinistra alla sconfitta. E ora, tanto per cominciare, il Movimento 5 Stelle, per come lo abbiamo conosciuto fin qui, è finito. Forse in realtà era già finito all'epoca della scissione di Luigi Di Maio e non c'entrano tanto queste elezioni regionali, c'entra piuttosto il duello, lo scontro fra Conte e Grillo. Senz'altro l'arrivo di Conte ha contribuito a trasformarlo in un altro partito, questo Movimento 5 Stelle. L'epoca del populismo non è certamente finita, anzi, ma persino per il Movimento 5 Stelle, o quello che ne sarà al termine delle battaglie legali fra Conte e Grillo, è arrivato il momento di rivedere se stesso per adeguarsi al contesto. Conte non sembra avere intenzione di avviare duelli isolati e in solitaria, ma con il suo atteggiamento si condanna all'isolamento elettorale. Grillo è invece in modalità bombarolo: se può far saltare tutto, lo farà, compresa l'alleanza con il PD, che forse adesso però dovrà riflettere su quanto è ingombrante la presenza di un alleato problematico come il Movimento 5 Stelle. Le elezioni in Liguria sono soltanto un piccolo iniziale segnale di dove può condurre l'alleanza PD-5 Stelle in queste condizioni. Ciao, le pecore elettriche tornano domani!